Chi è la ragazza sotto al ritratto di Signora di Gustav Klimt? Come l'opera è arrivata a Piacenza? Chi ha rubato il quadro nel febbraio 97 e chi lo ha messo nella botola in cui è stato trovato lo scorso dicembre? A questi interrogativi risponde il libro giallo Klimt del capocronista di Libertà Giorgio Lambri, presentato in diretta streaming dall'assessore alla cultura del comune di Piacenza, Jonathan Papamarenghi. L'incontro si è tenuto nel Salone Monumentale della Biblioteca Passerini Landi per il terzo evento del ciclo Scrittori tra gli scaffali. In uno dei capitoli avanzi anche un dubbio che in tanti hanno, e cioè che il quadro forse non è stato rubato in quella circostanza, ma magari addirittura c'è questa ipotesi. C'è anche questo è un altro giallo nel giallo. C'è chi sostiene che il vero doppio ritratto sia stato rubato prima del furto e prima della mostra, e che quello che poi è stato quella che doveva essere esposta ed è stata rubata fosse una copia. Questi sono tutti misteri dei misteri. Il furto, diciamo, è il top di questi misteri, perché il furto avviene in circostanze. Io ho fatto quasi 20 anni di cronaca nera. 20 anni di cronaca nera vuol dire che per 20 anni mi sono occupato di furti, omicidi, atti criminosi, eccetera, processi, eccetera. Francamente, raramente ricordo un furto che contenesse tante stranezze. Il libro giallo Klimt è in edicola con Libertà.